scegli Excellence Creme di L'Oreal. Per ogni confezione acquistata ricevi subito in omaggio il mini shampoo e il tuffo all'ombrico. Soddisfatto degli acquisti? Certamente. Il sabato 10 e domenica 11 dicembre, se fai la spesa ad acqua e sapone, riceverai subito un omaggio per festeggiare il Natale. Acqua e sapone, oltre la convenienza. Questo è un pomodoro bagnino, ha la cuccia molto sottile, così sole lo bacia fin dentro l'anima. Questo invece no. Ecco perché il pomodoro bagnino è così buono. Terica, pura passata di pomodoro bagnino, pomodoro vivo. Con Kinder, l'attesa del Natale è fatta di tante piccole occasioni. Per un mio padre, un po' di Natale, ma tutto vivo. Più dolce è l'attesa, più magico è Natale. Zio Ire, non per me. Nuova Golden Age di Louis Alberi, esalta il colorito naturale della pelle. È così sano, roseo, con polifonica, che stimola l'epidermide e rivitalizza il colorito. È naturale, nasce da dentro. Nuova Golden Age da L'Oreal Skin Expert. Dai. La mia età d'oro è adesso. Lo sai, no? Sì.
Parenza. In Cina cosa si usa per mangiare al posto di forchetta e coltello? Bacchetta. Le bacchette, le bacchette, giusto? Ecco qua. Ti viene qualche idea? Bacchette della batteria, non lo so. 4-5. E non era una risposta precisa, quindi io devo andare avanti col prossimo indizio. Andiamo avanti. Qual è il plurale di piatto? Piatti. Piatti. Non è difficile, però. Elementi della batteria. Elementi della batteria. Sì, è la risposta esatta. Ludovica. Il tom-tom, detto anche semplicemente tom in italiano, è un tamburo. Il piatto splash è il più piccolo fra i tipi di piatti comuni. L'asta è una sorta di trespolo che regge ognuna delle componenti della batteria. La batteria si suona con due bacchette, la cui lunghezza standard è di circa 40 cm. Il diametro dei piatti può essere molto variabile e si misura comunemente in pollici. Perfetto, peccato non siamo arrivati alla cassa. Peccato Valenza che eri sulla strada, ma la risposta era incompleta. Invece Paola sei arrivata al triello, ci vediamo dopo. Seconda ricerca. Bello che Gianni condivide la gioia della campionista. Vai, sei forte, bravissimo. Attenzione, Giorgia, primo indizio. Un monumento particolarmente maestoso e bello è spesso definito l'ottava meraviglia. Perfetto. In riferimento alle sette meraviglie del mondo. Dove ci porta questo indizio? Per ora da nessuna parte. Da nessuna parte, per ora da nessuna parte. Gianni, attento, di che colore era la chioma di Grace Kelly? La mitica Grace Kelly. Rosa. Parenza, di che colore è? Bionda. Meraviglia, bionda. Di cosa stiamo parlando? Io provo a dire Raffaella Cavà. Beh, Raffaella lo merita, lo merita, però non è questa la risposta. Andiamo da Giorgia per il terzo indizio. Quale gioco di carte prende il nome dalla parola spagnola che sta per canestro? Canasta. Bravissimo. Butto, abbiamo il butto, si parla di birre? Birre, è la bionda, la birra bionda. La birra canastra è buonissima. Si usa particolarmente durante il gioco. Non è quella la risposta, Gianni? Sì. Con quale abbreviazione spesso chiamata la mitica Gina Lollobrigida? Nonno. Brigida. Adriana da tua. Sembra molto bravo. È quasi profettuoso. Brigida, bellissima. Però non è. No. La Lollo, esattamente dall'altra parte, la Lollo. Per un pelo. Marenza, hai capito di cosa stiamo parlando? No. Ancora non ci sei, Attenzione Giorgio. Chi mostra sentimenti nobili ed elevati si dice che sia di animo. No. Gianni, dacci un'altra perla. No, aspetta, chi mostra sentimenti nobili ed elevati si dice sia di animo nobile. Ci sei andato vicino, però aspetta, Valenza. Di animo eccesso. Di animo gentile. Gentile. Ecco qua un altro elemento, ma andiamo subito. Vedo che state cercando le soluzioni. Giorgio, prossimo inizio. In un alveare, qual è l'unica ape che depone le uova? La regina. Regina, eccola qua. Che dici? Ci siamo? Di cosa stiamo parlando? Tipi di insalate, ma guarda, ti pare possibile? Sì, brava Giorgia! Bravo. Oh, e adesso con gli
L'entrate. La meraviglia delle quattro stagioni è una varietà di lattuga dalle foglie scure. La bionda prende il nome dal colore delle sue foglie. L'entrate è piena di sali minerali, invece la canasta. La Lollo ti piace? Bene. La Lollo si chiama così perché le sue foglie ricche ricordano la chioma dell'attrice. Ricce, non ricche. La lattuga gentile ha un sapore delicato, mentre ha le foglie molto grosse la varietà detta regina dei ghiacci. Grazie per la spiegazione colorata. Che spiegazione! Brava Giorgia, vai al triello con un sapore di insalata che è così bello, così fresca. E Gianni e Marenza si giocano il terzo posto da semifinalista con la sfida frontale. Comincia Gianni. Lo sport di Harry Potter. Quindici. Ciclone tropicale. Uragano. Si adaccia a quello del loro mondo. Cinque io. Le scuole come il liceo.